quest'anno saranno due gli eventi, il 3 e il 10 luglio, come da tradizione nei primi lunedì di luglio ci sono i concerti Xan Italia. Quest'anno la sperimentazione è un'orchestra sinfonica alle prese della musica cubana con le due interpreti più importanti di Cuba, attualmente sono davvero la numero uno e la numero due o viceversa, sono Ayla Monpié e Vania de Borghese. Quindi siamo fortunati ad averle qui, sono in tour in Europa e quindi le abbiamo prese. Loro verranno da sole perché vogliono esibirsi assieme alla nostra orchestra, quindi senza un gruppo di supporto, ma Roberto Molinelli arrangerà per questa serata il loro repertorio. Il secondo appuntamento si intitola Vivre la Vie con Kelly Joyce, questa cantante appunto di nascita parigina e oggi residente in Italia, che ci proporrà i suoi successi. Ha avuto tanti successi internazionali nel mondo del pop francese e anche dei successi appunto internazionali francesi, non di sua propria paternità. Signoretti è importante sia dal punto di vista economico perché è il patron, però è anche importante il suo coinvolgimento all'interno di questo progetto. Mario Aiudi e Claudio Morosi sono stati convocati direttamente da lui. Sì, quest'anno oltre che la spinta sulla musica internazionale, anche questa nella sottolineatura di due personalità del territorio che hanno avuto successo mediatico con The Voice Senior, e quindi un pesarese e un fanese saranno insieme a noi sul palco nella serata di Kelly Joyce. 15 anni fantastici, pieni di emozione, pieni di sogni, pieni di momenti importanti. Una collaborazione che sono assolutamente convinto durerà tanti altri anni, perché appunto, come dicevo, coinvolge me ma soprattutto tutta la mia famiglia, che si è ormai legata a questi eventi. Di avere due titoli come quelli che si presentano questa stagione, insomma, che vanno verso la musica internazionale, da Cuba alla Francia, insomma, e anche nella cifra che l'orchestra sinfonica ha sempre saputo dare, non solo il crossover ma anche di dialogare con musiche e culture di altre parti d'Europa e del mondo in pieno spirito città della musica UNESCO. Chiaramente Concerti Xan Italia, così come il rapporto con l'Orchestra Sinfonica, che ha avuto anche un upgrade importante da parte del Ministero, merito dell'attività che sono riusciti a mettere in campo e la qualità che sono riusciti a mettere in campo nel tempo, e diventerà ovviamente un pilastro fondamentale dell'accoglienza musicale e culturale della Capitale 24. Vi aspettiamo tutti in Piazza del Popolo, l'ingresso è gratuito, il palco è enorme, la professionalità dei service che ci mette a disposizione il Comune di Pesaro è altissima, quindi si potrà godere di bellissima musica all'aperto nell'estate pesarese.